Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, questa volta con Valerio Zallorenzi, primo classificato nazionale italiano di God Format, organizzato a Forlì da Shuffle Deck Gaming. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto ovviamente di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare l'ospite. Salve a tutti, sono Valerio Zallorenzi, ho vinto il nazionale di organizzato da Shuffle Deck Gaming che si è svolto il 9 luglio. Essenzialmente il nazionale è stato molto un evento molto bello, organizzato bene. Infatti già un primo grazie va ai ragazzi di Shuffle Deck Gaming perché l'organizzazione è stata perfetta. Oltre a questo nazionale ho fatto top 2 all'FLC 28, ho perso in finale da NB96, ho fatto top 8 al GFC 20 rischiando di vincere anche lì un grosso montepremi perché è stato un GFC con un premio anche abbastanza grosso. Parlando invece di attualmente competo nella World League, che è un torneo settimanale internazionale a squadre che è organizzato appunto dove ci sono letteralmente giocatori veramente tanto forti, del calibro di La Bounty, Ivan Rossitto, chi è del mondo GOAT saprà di chi sto parlando. E a livello di mondiale sono qualificato al mondiale, andrò a giocare il mondiale poi a ottobre che si svolgerà online e ho sfiorato anche la seconda qualifica facendo anche top 32 all'ultimo FLC che è stato il SummerSlam e un match in più sarei entrato in top 16 andandomi poi a giocare la qualifica. Onesto, un attimo in merito al mondiale, quanto c'è di Monte Pierre? Non lo so esattamente, ma se non erro, non vorrei sbagliarmi, l'anno scorso il primo ha vinto 2k, che è stato Dingosig. Il primo ha vinto 2000, così che essendo comunque un torneo free, i qualifier che sono i GFC, gli FLC e tutti questi tornei qui, non paghi nulla per giocarli. Se vuoi puoi giocare i Patreon, che sono tornei settimanali che si fanno appunto pagando il Patreon mensile, anche quelli sono un modo per ottenere le qualifiche, però quelli sono gli unici tornei a pagamento perché tutti gli altri tornei sono gratis. Conseguentemente se sei abbastanza bravo e fai top a un torneo grande, perché gli FLC, i GFC, per il mondo GOT, che rispetto al mondo Advanced ha molti meno player che il GFC ad esempio è un torneo magari da 120-140 persone che è un double elimination a differenza che i tornei di Advanced che la maggior parte delle volte sono con Swiss e top, quello è un double elimination bracket che spesso si svolge in un giorno solo, quindi è magari più pesante a livello del fatto che non si può perdere perché puoi perdere una volta sola e se perdi la seconda sei andato out. Però comunque il mondiale è un torneo molto appetibile anche per questo motivo, perché essenzialmente i qualifier non si paga nulla per giocarli, sono moltissimi online a parte i GOAT Grand Prix come per esempio quello di Milano, che però quelli sono davvero i pochi qualifier GOAT Grand Prix che danno una qualifica e sono eventi IRL, perché tutto il resto sono eventi online essenzialmente. Ok, dopo ci ritorneremo perché ti volevo fare altre domande, però prima certo. Parliamo del torneo che hai fatto settimana scorsa. Allora, com'è andato? Cosa hai beccato? E nel caso dopo parleremo pure del mazzo. Allora, sicuramente il torneo è andato bene, i matchup sono stati abbastanza variegati, il mio mazzo era improntato più per il mirror match turbo, cosa che è successa solo in due turni sui totali credo 12 che ho giocato. Quindi alla fine non mi ha detto neanche troppo bene in termini di matchup che ho beccato, però è stato onesto perché il primo turno ho preso mirror match di turbo, partita normalissima, cioè non è successo niente di che, match normale, non ci sono state giocate clamorose, robe particolari, non ho dovuto rimontare situazioni impressionanti. Al secondo turno contro Chaos Control, che è un matchup già un pochino diverso perché comunque lui può fare cose diverse rispetto che a turbo, ha una giocata in più che il Ter, però è stata gestibile anche grazie alla side che è presente, come per esempio il doppio escape e il doppio meta, che mi permettono di gestire anche Chaos Control perché non si vanno ad aspettare escape got, sono carte che non si aspettano, magari mi tirano il decreto reale ma io le trappole le ho tolte e quindi ci rimangono non bene, se devi dire, quando succede. Al terzo turno un altro mirror match di turbo che è stato piuttosto tranquillo anche questo, nulla di... Al quarto turno ho beccato Warrior da un ragazzo che non avevo mai sentito nominare. Ovviamente prima di entrare in sala io e gli altri ragazzi di God Format Latina ci siamo dati uno sguardo alla lista dei player vedendo quale fosse il livello della sala e c'erano alcune persone degne di nota e altre persone che non conoscevamo. Questo ragazzo che era andato 3-0 perché l'ho beccato al quarto turno quando stavo 3-0, lui era un player veramente bravo di Warrior, non ricordo il suo nome ma se mai vedrà questo video gli faccio complimenti perché era davvero forte. Vincendo con lui mi sono portato sul 4-0 e sono andato a giocare contro Bandi, che è un ragazzo della nostra community di God Format Latina che giocava Reasoning e che il turno prima aveva vinto tra l'altro il Feature Match. Ho vinto anche contro
contro di lui e mi sono portato sul 5-0 senza avere nessun bye, perché appunto come sappiamo Fence ha dato bye per chi aveva le multiqualifiche, potevi ottenere o un bye o due bye. Io però non ne avevo nessuno perché avevo un paio di qualifiche che non erano sufficienti a ottenere un bye e quindi sono andato sul 5-0 senza bye. A questo punto poi la situazione si è fatta un pochino più critica, perché al sesto turno ho preso Varn di Francesco Lerario, che poi tra l'altro ha fatto anche top 16, e ho perso da lui nonostante abbia vinto il primo game. Il matchup non è buono per Turbo, perché comunque è un matchup veramente problematico, soprattutto game 1. La cosa assurda è che però io ho vinto il game 1 dove non avevo side e ho perso game 2 e game 3 dove ce l'avevo, e non lo so, sono riuscito a perdere post side e lì ero 5-1. Ero a dirla tutta abbastanza tiltato con il mental, perché non avevo giocato benissimo, non ero stato neanche troppo fortunato con le pescate e tutto. E poi sono andato a giocare a round 7 contro Control di Giancarlo Scidurlo, che poi tra l'altro ho rincontrato in top 8. Contro di lui ho perso, lui anche player molto molto bravo di Control, va detto, mi ha fatto una giocata bellissima, io ci sono cascato come una pera. Lui non aveva il Dark al cimitero, aveva tre segnalini di scapegoat e io avevo flippata se non ero Decoichi e sotto Torrential, e lui mi cala Tomato. Io come uno scemo faccio TT, rimango senza niente, mi fa Premature BLS e va a vincere perché stavo a 4-5 e ci sono rimasto così, molto molto bravo come player. E turno 8 diventa decisiva, perché io vado, sto sul 5-2, quindi sono in bolla, arrivano gli standings e vedo che sono sedicesimo agli standings, quindi so che se vinco sono per forza in top. Vado a giocare contro Control e vinco 2-0, rimontando un game clamoroso, perché c'è stato questo spot dove il mio avversario aveva BLS, la mia serpe che era stata rubata prima con Credo Swap, due carte in mano di Glenatsukuyomi e due settate, e io ero a top con Trap Dash e sono riuscito a ribaltare quel game. Ho vinto il game da meno 5 e ho fatto 6-2. Per questo devo ringraziare Massimiliano Santoro, e chiunque del game sa chi è, una leggenda del gioco. Quando ero sul 5-2 lui ha viaggiato con noi, era nel gruppo, nel nostro gruppo, stava in camera con noi eccetera. Quando ero sul 5-2 ero completamente andato, perché stava per ripetersi una situazione che è successa all'FLC 30 al SummerSlam, dove ero 5-0 in Swiss, primo negli standing, sono andato 5-2 e ho perso 5-3 e non ho fatto top 16 e stava per risuccedere. E lui però mi ha fatto proprio un discorso, mi ha detto: adesso tu vai fuori, ti calmi, ragioni, senza musica, senza niente, ha detto vai nello spiazzo, cammina da solo, pensa, sei più forte degli avversari che hai affrontato, hai fatto un errore e gli ha detto bene all'avversario, quindi puoi tranquillamente entrare, devi giocare come sai fare. Sono rientrato con un altro spirito proprio, infatti sono andato a vincere entrando poi in top, e per questo io lo ringrazio tantissimo, perché se non mi avesse fatto sto discorso non so se effettivamente sarei entrato in top. Passando poi alla top, in top 16 io ho beccato un altro Barn, Silvio Monti Ercolani, e onestamente non meritavo di vincere, perché ho fatto un errore macroscopico. Essenzialmente c'è stato, eravamo appunto sull'1-1 e siamo a game 3 e si va ai turni. Io avevo Chaos Sorcerer in difesa, al cimitero Walk Mistico, Mago della Fede scoperto, una Deco Ichi se non ero scoperta, e settato Torrential e Book of Moon in mano. La play scontata era fare Book of Moon, targettare Walk su Book of Moon su Mago, ovviamente targettare Walk, saccare il sorcio, riprendere più 2-3 e poi quando lui faceva qualsiasi cosa usare Torrential e comunque stare tranquilli, perché c'era davvero poco che poteva fare, a lui mancava solo un turno di gioco. E invece io ho completamente sbagliato, facendo un'altra cosa, ho fatto Torrential ma senza fare la cosa di Book of Moon e di Walk, e ho vinto ai turni ma per 500 life points, cioè una cosa del genere, pochissimo. Con Sorcio sarei stato in sicurezza più totale, e è stato un errore veramente macroscopico e non meritavo oggettivamente di passare. Con Giancarlo poi in top 8 ci siamo rincontrati, siamo anche andati al feature, infatti è stato molto divertente anche vedere i caster, in particolare Riccardo Gardi e Leon Cecidocchi, che si divertiva molto a commentare, era lì, lo sentivo anche dal tavolo proprio, e sono riuscito a uscire. Il match è stato abbastanza tranquillo, io ho pescato molto bene, lui non ha pescato granché, ha commesso, come detto da lui stesso, non si è sentito in live perché ovviamente i nostri microfoni, cioè non c'era il microfono per noi, c'era il microfono solo per i caster, ma lui ha detto proprio ha commesso un errore veramente orribile, perché in uno spot dove lui mi fa mind control su una Tsukuyomi e io avevo sotto Torrential, e lui prima di splippare Tsukuyomi setta Mago della Fede, quindi come mi splippa Tsukuyomi io tiro TT, gli faccio letteralmente meno 5, e lui infatti dopo che lo faccio si vede che fa proprio anche un gesto con le mani come a dire ma che cosa ho fatto, e quella play è andata a costare il match. Vorrei dire una cosa in questa situazione. Diciamo che allora gli errori che sono stati commessi in top sono scusati, perché il torneo doveva finire alle 6 e diciamo alle 8 non era ancora finita la top, quindi domandina così al volo: a che ora è finito il torneo? Alle 8 la top non era nemmeno iniziata, perché noi abbiamo finito all'1 di notte. Certo. Letteralmente noi eravamo lì dentro dalle 9:30 di mattina, abbiamo finito all'1 di notte, sono stati quanto 14-15 ore, quindi sì, l'errore è scusato, come è anche normale. Infatti io pure l'errore che ho fatto in top 16, cioè ero proprio in tunnel vision, non, non, ve-
vedevo altra play se non il torrential su tutti i miei mostri, e non ho visto walk con Book of Moon, cioè ero proprio addormentato, quindi è comprensibile. Top 4 poi sono andato contro Andrea Bozzi, se non erro, ragazzo simpaticissimo, ho conosciuto nel corso del torneo e che infatti saluto, perché ci trovavamo sempre a giocare ai tavoli vicini e quindi ogni volta chiacchieravamo. Lui giocava un warrior molto particolare, Zaborg, ho visto, con RFDD se non erro, giocava un warrior particolare, e il matchup di base contro warrior è complicato, però diciamo che l'abbiamo giocata come un'amichevole, cioè non sembrava che ci stessimo giocando l'accesso a una finale, era davvero davvero tanto tranquilla, è stato anche molto divertente infatti, e sono riuscito a vincere, sono andato in finale contro Mattia Paci, che per noi è Kalut, perché appunto gioca Blackwing da quando ha 10 anni e adesso ne ha, se non erro, 26, quindi Kalut è assolutamente il suo soprannome. Lui giocava control e anche lì nella partita, la partita è abbastanza equilibrata, perché game 1 lui parte Lili, Nock, Tifone se non erro, e io parto con 7 mostri di cui BLS, ma lui mi fa Dust Shoot e mi leva proprio BLS, quindi c'era proprio modo di giocare per me. Game 2 io invece parto Pot, Thunder, parto come turbo essenzialmente, e game 3 invece è più equilibrata, nessuno dei due fa cose clamorose, si arriva uno spot in cui siamo praticamente entrambi a top e lui decide di provare a fare la play della vittoria, pensando che io sotto non avessi niente perché avevo Thunder, Eco scoperta in difesa, lui aveva una spia e due carte in mano, fa metamorfosi su spia per calare Darkfire Dragon e poi prova a calare BLS, però avevo torrential sotto e quindi rimaniamo entrambi a top, e io pesco Dust Shoot, poi Virus, lui pesca due spell trap e non pesca e non fa niente, io setto Virus, pesco un altro Dust Shoot, lui pesca la terza carta, non fa nulla, e anzi scusa, setta un mostro, io pesco spade rivelatrici, la tiro, scopro Tsukuyomi, attacco Tsukuyomi, lui poi pesca, rimane con quattro carte, faccio doppio Dust Shoot, era Virus, e lui stava, se non erro, 1600 a questo punto rimasi, o 1500, 1300 comunque, e in mano non aveva niente, gli rimischio il mostro che aveva pescato che era Virus e vinco per il game. E poi vabbè, l'intervista al finale, quello, chiunque ha visto il cover ha già visto l'intervista che mi hanno fatto subito dopo, e molto molto contento di tutto ciò, perché è stato veramente un torneo assurdo. No, perché state anche più di 12 ore di partite di seguito, finiva un turno, ne iniziava un altro e non ci avevate avuto neanche una mezz'ora, un'ora all'ora di pranzo, quindi va messo veramente in difficoltà. Passiamo adesso alla decklist, vorrei capire come hai scelto proprio Chaos Turbo e se nel caso cambieresti qualcosa adesso, sia di main che di side, o se nel caso cambieresti proprio mazzo, anche se comunque hai vinto, diciamo che il mazzo ha performato bene. Allora, Turbo secondo me, vabbè, l'ho scelto perché è secondo me il mazzo più forte del formato, c'è molto da dire su questo, è comunque il mazzo che, anche se stranamente in questa top si è visto poco, perché in top 16 c'erano solo 3 Turbo, che eravamo io, Lele, aka Purple Drunk, e un altro ragazzo che non ricordo chi fosse, però comunque eravamo solo in 3, e comunque poco rispetto alle rappresentazioni di Turbo nelle top ad esempio online o comunque negli altri tornei. Il mazzo comunque ha oggettivamente performato. La cosa è stata che non era, come ti ho detto, improntato appunto verso il mirror di Turbo, perché mi aspettavo di prenderne tanti, e cosa che però non è successa, perché ad esempio in main troviamo un Dash di main, troviamo un Mind Control, troviamo un Kiko di main. Mind Control di main è veramente tanto improntato per il mirror match, anche lo stesso Kiko comunque è una carta che sì, è forte in tanti spot, però principalmente è contro Turbo, che la fa proprio da padrona, perché fa fare giocate oltre che inaspettate davvero tanto forti. Se cambierei qualcosa, il mazzo sicuramente no, cioè nel senso porterei sempre Chaos Turbo ad un altro torneo. Una carta che ho introdotto, che di norma non giocavo, è il Book of Moon al posto della terza Phoenix Wing Wind Blast, perché ho pensato che in certi spot, soprattutto sotto Dust Shoot, non hai la carta da scartare, e 3 PvP a volte possono essere davvero pesanti, a meno che non peschi serpe, perché a volte letteralmente non si hanno le carte da scartare, perché nella mano dei sogni si parte sempre di Thunder, si ha sempre lo scartino, però non sempre succede, quindi volevo qualcosa che mi facesse fare delle play anche creative, come per esempio una cosa che ho fatto spesso è stata, e si è vista anche in Fidur se non ero proprio in top 8, calare spia in attacco e settare una, e lì l'avversario non sa cosa fare, perché dice che faccio, l'attacco, però se c'è il Book of Moon mi becco 2 spie in difesa e mi faccio pure danno, la lascio lì, però se poi magari alzo Yomi in mano è uguale, che succede, cioè capito, mette l'avversario di fronte a tanti dubbi. Per il resto la lista è comunque abbastanza standard, a parte la side. Parlando di side, ho voluto giocare i 2 scapegoat e le 2 meta, sia per contrastare Reasoning Gate, contro cui il mazzo ha un matchup veramente pessimo. Il mazzo non vuole giocare contro Reasoning Gate, soprattutto se non giochi Solemn Judgment, perché non puoi letteralmente counterare i suoi Storm, i suoi Drunade e poi a campo libero. Quindi sicuramente in questo modo è un modo per contrastare Gate, ma aiuta anche contro Warrior, perché chiaramente 4 token per lui sono complicati da togliere. Le meta aiutano anche appunto, sempre con il reparto scapegoat meta, contro Control, cosa che appunto ho sidato, si è vista anche in game 2 contro Giancarlo proprio in top 8. Una carta
che non avevo mai seedato è stata le spade. Non le avevo mai seedate perché ho detto, giocando i capri, che è una cosa che gioco spesso inside, non sento il bisogno, ma mi ha vinto una quantità di game. Penso che 5-6 game li abbia vinti da sola, anche in top 16, per dire, contro Silvio Montiercolani. Siamo arrivati ai turni con lui che non poteva attaccare fino all'ultimo turno proprio perché c'era spada in board e lui non poteva proprio togliermela, quindi era veramente problematico per lui gestire quella cosa. Per il resto il mazzo, anche il mind control di main, nonostante non abbia mai beccato, non abbia quasi mai beccato turbo, è stato utile perché in certe occasioni levava magari il mostro all'avversario per chiudere, faceva cose, rubava un Kiko, era utile in certe occasioni. Ok, più che altro mi sorge una domanda, nel formato GOT dell'epoca Chaos Turbo non è mai esistito, esisteva Chaos Control. Perché adesso si è iniziato a giocare questa versione, cioè come è uscita? Perché il formato si è evoluto pian piano. Se pensiamo adesso, GOT Control è un mazzo che gioca poche trappole, quello appunto di Mattia Calutte, il ragazzo che ha fatto la finale con me, mentre prima era un mazzo che giocava tutte carte in monocopia, una cosa come 10-15 trappole. Erano proprio diversi i tempi, diverso il modo. Solemn Judgment per esempio era una carta usata pochissimo, che però adesso invece ha preso piede in Warrior Remastered, si gioca in 3x. Questo turbo qui in particolare, ad esempio con le spie, è nato, se non erro, 2 mondiali fa, non vorrei sbagliarmi, però 2 mondiali fa il ragazzo che poi è andato a vincere il mondiale giocava appunto queste spie, e sono essenzialmente spia è il flip secondo me più forte del mazzo, perché può fare tutto. Perché sì, ok, Moff è quello che se risolve ti fa vincere la partita ed è quello che vuoi risolvere, però spia, se pescata in 2 copie non è pesante, perché se ti fanno Nox una e la terza e un 2000 è difficile da superare oggettivamente. Se può pushare, esempio situazione classica, si va in mirror match, l'avversario parte setto mostro passo, anche tu fai setto mostro passo in primo turno, fai knock, mentre prima fai spia, cali spia, fai knock, gli fai 2-4 così diretti, cioè senza, può fare entrambe le cose, veramente tanto versatile, ed è stata quella secondo me che ha dato la svolta al mazzo rispetto a come era precedente. Ok, diciamo che l'evoluzione è dovuta al fatto che gli stessi giocatori che giocavano all'epoca dopo si sono ritrovati in contatto con meccaniche sempre più combo e hanno capito che effettivamente non è tanto i life points che devi proteggere, perché effettivamente io posso tirare tutti i giudizi che voglio, tanto fermo proprio le giocate avversarie. Sì, anche il fatto pure per esempio che se pensiamo in turbo, Upstart è una carta che è sempre lì sia in main che inside, perché non importa letteralmente dare 1000 life points all'avversario se il costo è appunto accelerare una giocata, vedere prima una carta, andare più veloci, per cosa che l'avversario invece rimane una carta indietro e tu sei una carta avanti solo al costo di 1000 life points. IVVB ha lo stesso concetto, perché appunto rallenta invece la giocata dell'avversario rimettendogli a top la carta e rallentandolo di un turno, costringendolo ovviamente a ripescare sempre la stessa carta e tu sai che carta è. Ok, e per quanto riguarda il livello dei giocatori com'era? È stato semplice vince? Semplice no, io come anche tante altre, anche come anche altre persone presenti in sala, siamo abituati credo a fare tornei online dove ci sono veramente i migliori giocatori al mondo, quindi il livello della sala era buono. Se dovessi dire se mi aspettavo di vincere il torneo, no, onestamente no, però io sono andato a quel torneo con l'obiettivo di farci top, perché ho detto non vedo nella sala 16-24 giocatori che possono giocare il mondiale, non vedo, e non lo dico per vantarmi però non vedo 24 giocatori che possono fare il mondiale. Nonostante ciò il livello della sala era molto buono, perché comunque c'erano giocatori forti, anche se non li avevo mai sentiti nominare prima, non ero mai venuto in contatto con loro, però erano giocatori bravi, non si vedevano giocate a caso, non si vedevano errori grossolani, a parte appunto quando poi siamo andati oltre le 10-11-12 ore di gioco e lì ci sta che la concentrazione inizia a calare, da me in primis come ho detto in top 16. Il livello della sala onestamente era buono e vincere però non è stato assolutamente facile ovviamente, perché sono dovuto andare su un roller coaster letteralmente. Sì no, ma come detto prima, cioè, stavi per perdere poi, sì, da 5-0 a 5-2 rischiando il 5-3, poi il 6-2, poi top 16 rischiavo di perdere di nuovo e poi invece dopo sono andato a tirar dritto fino alla vittoria finale. Ok, adesso vorrei parlare un attimo del formato, perché sì, effettivamente da giocatori che giocano sia il formato GOT che il formato Edison ritengono proprio GOT un formato troppo randomico e casuale, nel senso lo vedono come un formato dove chiunque può vincere, perché basta pescare la carta giusta e la carta gioca da sola. Vedi 2 di meno, Charity, Pot of Greed, pure Trap Dashot, che comunque levano carta dalla mano a caso. Volevo sapere la tua. Allora, il concetto non è sbagliato, perché ovviamente queste carte non sono carte cercabili e soprattutto se si vedono di prima mano possono indirizzare il game. Però indirizzare il game è un conto, concluderlo è un altro. Si può anche partire full Trinity. Io stesso dico che non meritavo di passare in top 16, perché io contro Silvio in top 16 sono partito full Trinity più Thunder e ho perso il game. Quindi mi vergogno a dirlo, sì, però oggettivamente si può perdere anche con queste carte e non bisogna vedere il fatto che si peschino queste carte come una vittoria assicurata, perché non è vero, perché se si
può rimontare un meno 5, si può anche perdere da più 6. Magari ad esempio abbiamo fatto due Solemn Judgment e l'avversario al ring e noi non siamo stati attenti a giocare intorno al ring e quindi ne abbiamo perso per un errore nostro. Quindi non vuol dire che pescare quelle carte dà la vittoria assicurata, sicuramente indirizzano la win. Per quanto riguarda il confronto con Edison, secondo me in realtà la cosa è un po', cioè non è tanto sensato dire che il formato è randomico, perché anche in Edison ci sono tantissime carte in monocopia, tantissime carte non cercabili, la stessa Dust è in monocopia, lo stesso Solenne sono in monocopia, quindi non mi sento Brain Control se non erro in monocopia. Ci sono tantissime carte mono anche lì non cercabili ed è più o meno la stessa cosa, con l'unica differenza che se in GOT hai delle carte che ti possono far rimontare lo svantaggio, come per esempio il Moff che riprende una carta della Trinity o una carta della Trinity stessa, in Edison queste cose non ci sono, quindi se vai sotto in Edison è ancora più difficile rimontare secondo me rispetto che in GOT. Ok, da questo punto di vista ti do ragione, perché effettivamente GOT, per quanto io stia perdendo, caso becco una Pot of Greed che mi dà un più 2, una di queste è un BLS e uno Snatch Steal, potrebbero ribaltare totalmente la partita. L'unica cosa è che queste critiche nascono proprio da questo, nel senso, dopo che io sto, cioè mi sono fatto il culo per arrivare a un certo punto, la pescata giusta può veramente a me perdere, cioè, e lì non è una questione di skill, è una questione di botta di culo e basta. Mentre in Edison già io ho fatto la board, ho preso vantaggio, non esiste quella carta che totalmente ribalta la partita, perché se sei arrivato a top deck vuol dire che, cioè, ti sei giocato male le risorse. Questo sì, però è anche vero il fatto che si può tranquillamente giocare intorno al top deck. Esempio, se io so che l'avversario ha due knock al cimitero, ok, e ho BLS in board e ho paura che l'avversario top deck ha snatch, ci faccio Tsukuyomi sopra, per esempio. Oppure un altro esempio, io al turno prima setto un mostro, vedo se l'avversario ha knock, l'avversario non ha knock, quindi vuol dire che io posso fare calo BLS, vanno qualcosa, Tsukuyomi setto mostro, e anche se l'avversario top deck ha snatch è inutile. Poi se top deck ha ring, vabbè, amen. Però ci sono cose a cui si può giocare intorno, non esistono. La cosa a cui non si può giocare intorno, perché ci sono cose qui davvero si può fare, ad esempio una cosa del tipo questa situazione che ho descritto, facendo proprio un esempio, che l'avversario mi fa Pog a top deck, BLS suo ring, per esempio. Però sono cose, perché appunto sono tutte carte in monocopia, che sì, succedono, ma sono veramente difficili. Allo stesso modo è una cosa, parlando proprio di Edison, può capitare di partire Trap Dust Shoot Judgment, è fortuna, è molta fortuna, però può capitare. Ok, dici giocando sono combinazioni di carte in monocopia che non si possono controllare. Okay. Quando si gioca al formato comunque accetti queste condizioni, nel momento in cui, soprattutto nel momento in cui sei tu magari a fare la carta ti va bene, nel momento in cui sono gli altri a farla non va bene, non è, cioè capito, non è tra virgolette corretto, diciamola così. Il sack, come viene chiamato in gergo, ci sta da ambo le parti. No, sono d'accordo, perché anche i giochi standard, a caso l'avversario, dopo che hai fatto la board, tu non hai una risposta a un Evelyn, esattamente, io il mid combo di Fanny B non ci puoi fare nulla, sì. Ti fa Dark Ruler Evelyn, sei andato, per esempio. Sono cose che non puoi controllare, ma il gioco è così, è comunque un gioco di carte. No, quello sono d'accordo. Poi se sei bravo riesci, cioè sapendo che esistono queste carte, non sprechi risorse in determinati contesti che ti permettono poi di recuperare queste situazioni. Esattamente. Cioè, ad esempio, se sto in più 2-3, non calo il terzo mostro rischiando un torrential che gli fa fare meno 3 a me, quindi riportando le cose in parità. Continuo a fare pure meno danni, ma con gli stessi mostri. Poi, se lui fa qualcosa per risolvere la situazione, si espone, allora io mi espongo con un'altra mossa. Viceversa, le cose rimangono come stanno, perché vuol dire che lui non ha una risposta a quella situazione, o se la ha, non la vuole usare. Quindi costringo lui a fare la mossa se sto in vantaggio. Ok, ma tipo in un contesto in cui basterebbe un altro mosso per chiuderla, te la rischieresti nell'evocarlo per attaccare e chiuderla, o preferiresti prendere vantaggio con un altro turno? Il mio playstyle è un playstyle abbastanza safe, quindi ti direi che dipende ovviamente dal cimitero, però supponendo che né Mirror né Torrential siano usciti, perché questa è la situazione di cui parliamo, sì. Se io vedo che lui non sta facendo niente e che magari, poniamo esempio, era 4000, era 8000, io ho attaccato con tre mostri mandandolo a 4 e 2, ok, i tre attacchi di quei tre stessi mostri non basta per chiudere, quindi ne serve un quarto. Io, se lui non fa niente, lascia le carte come le aveva prima, io continuo ad attaccare. Se poi lui si espone con Mirror, va bene, ma non calo il quarto mostro, perché tanto se sto in più 2, più 3, più 4 ho più risorse di lui automaticamente, quindi l'unica cosa che può farmi per ribaltare è una cosa del genere, e sono tranquillo. Nell'ipotesi che lui potesse tirare BLS, tu non hai out per levargli target da cimitero, tu puoi chiudere evocando il mostro, oppure passare, rischiare che lui peschi una di queste carte per chiudere
succedere a te? Rischieresti la mossa o no? Dipende da vari fattori. Anzitutto, io se proprio non ho out in mano, perché il punto è questo, la domanda che devo farmi in quel momento è: lui lo ha già in mano o lo deve top deckare? Lo deve top deckare. Se lo deve top deckare, già è diverso, perché dico, sono più tranquillo, perché comunque dovrebbe andare a pescare, esempio, poniamo che ne so, una carta su 30 o una carta su 20 o una carta su 10, dipende anche a che fase del game siamo. Se siamo in early, se siamo in mid, se siamo in late. Se siamo in late è più probabile che forzo, perché è anche più probabile oggettivamente che mirror o torrential siano usciti. Se siamo in mid o early potrei anche pensare di non forzare, perché non ne ho bisogno. Turbo, nonostante il nome, è un mazzo che non ha fretta, perché appunto non c'è bisogno di rushare, di correre, di esporsi, perché i flip fanno loro. Ad esempio, se l'avversario passa a campo vuoto, si può anche calare decoici e attaccare con decoici, una cosa che mi è capitata di fare, senza bisogno di rushare, di provare a fare cose assurde, perché il mazzo poi in mid game esprime il massimo e non si ha bisogno di correre. Anche se per esempio in quello spot lui mi top deck a BLS e mi leva un paio di mostri, io poi continuo a giocare, perché magari sono un più 2, più 3, più 4, comunque più risorse di lui, quindi qualcosa ce l'ho sicuro bene o male poi per rimanere nel game. No, io parlavo nell'ottica del se lui lo tira riesce a chiuderti, perché tu veramente stai rischiando l'intera partita per tirarlo. Dipende meno. Dalle fasi, dipende dalle fasi. Se vedo che però lui è arrivato a un attacco dall'Ital e non mi ha tirato mirror e c'è il concreto rischio che lui possa top deckarlo, perché magari mancano 10-15 carte, provo a pushare. Okay. Se invece la situazione è molto più tranquilla e siamo in early, no, non mi espongo in questo modo, perché rischio poi che magari se lui c'ha davvero un torrential, calo il quarto mostro, lui mi leva tutta la board, mi cala un mostro, io magari non ne ho in due turni a chiuso, per esempio. Io devo giocare con quello che vedo. Intorno al top deck si può giocare, ma fino ad un certo punto. Ok, queste diciamo che sono situazioni che riesci a valutare. Cioè, sì, son giuste tutte. Per quanto riguarda invece i retro format, soprattutto adesso GOT, perché hai fatto top con quello, perché tutte queste persone hanno iniziato a giocarci? Allora, secondo me, allora, ti parlo del gruppo nostro, che probabilmente è una cosa che può essere appunto rapportata anche ad altre persone. Noi con i ragazzi di GOT Format Latina eravamo appunto una community che si conosceva da tanto tempo, che giocava avanzato ai tempi del 2014, 2015, 2016, e poi ci siamo ritrovati appunto, se non erro, nel 2020, 2019, giù di lì, anche se non erro anche in pre-Covid, sia in pre-Covid comunque 2018, 2019, così, abbiamo detto, ma perché non iniziamo a giocare a qualcosa tutti insieme? Ci siamo ritrovati a, diciamo, sì, ma che giochiamo? Advanced, non vogliamo tornare a giocare Advanced. Mi ha detto, ah, c'è questo retro format, c'è GOT, che comunque è divertente, così e cosà, sono carte vecchie, non ci abbiamo mai giocato, e abbiamo fatto degli ordini su Card Market e tutti quanti ci siamo uniti per andare a fare un qualcosa di divertente e di diverso da quello a cui eravamo abituati. E credo che sia questo il motivo che ha unito tutti quanti, sia persone che giocavano al gioco molto prima, quindi magari parliamo anche di chi giocava davvero nel 2005, nel 2006, proprio ai primi anni del gioco, e chi invece ha giocato dopo e ha detto, però non voglio tornare a giocare Advanced, magari per mancanza di tempo, per mancanza di stare dietro al gioco, alla banned eccetera, però voglio comunque giocare a qualcosa anche di più tranquillo, e ha deciso di tornare a giocare GOT. No, ma penso che la decisione di Konami di ufficializzarlo poi è stata una mossa di marketing geniale, perché gli permette effettivamente adesso di dare una motivazione a determinate reprint e vendere effettivamente prodotti che non vendrebbe normalmente. Adesso ci stessero ascoltando, visto che sono sponsorizzato da Konami, non lo so, adesso un set come la Legendary Collection con tipo Trap Dash Shot Secret potrebbe essere molto interessante. Ha avuto lì poi decisione loro. Ma per esempio, se non ero, è stato restampato da poco Panda. Sì, nel set vecchio. Esattamente, sì, esattamente. Che però prima c'era solo Common e costava tantissimo, anche se era solo Common, perché appunto non aveva ristampe. E tantissime carte sono state ristampate, aiutando anche, e facendo poi oggettivamente anche soldi su questa cosa, perché ha aiutato loro stessi, perché c'è una grande player base di GOT dopo tutto alla fine. No, ma fosse solo quello il problema. Beh, Panda stava a 10 l'uno per un mazzo poi abbastanza secondario. C'erano tipo 4... li comprai al tempo, quindi no, c'erano 4-5 da vendere, sono del set vecchio perfetti. Il problema è che la gente adesso non vuole spendere tipo i soldi. Tipo ad esempio adesso con, ecco, ce l'ho qua il set con il set di Faron Servant. Okay, qua dentro all'interno puoi trovare Nobiluomo Super, Tornado di Polvere Super, che effettivamente rende questi prodotti, che sono solamente collezionistici, appetibili anche per quello che può essere un pubblico di giocatori di GOT, e quindi gli permette anche di venderlo effettivamente senza dover creare, cioè, un nuovo prodotto dedicato solo a questo genere di carte. Se no fanno come l'ultimo set che è uscito, BLCR Battle of Legend, dove all'interno a caso c'è Rottame Sincro, no, Arciere Rottame, quindi o metti, fai senza un particolare motivo, sì, ma fai o cosa a caso oppure nascondi le reprint all'interno di queste robe, che però non è ottimale oggettivamente. Cosa? Fare questo genere di prodotti? No, cioè fare una reprint a caso, per esempio il caso di Arciere Rottame, che in un set che è dedicato più all'avanzato appunto di ristampe, che per esempio se non era stato ristampato né
Messi, sì, sono state ristampate alcune cose, e ci sta dentro un arciere rottame così. Ma guarda, dal nulla. Quest'anno è il 10° anniversario dall'uscita dei Synchro, se non ricordo male. Infatti nel prossimo set Dune ci sta la carta di copertina che è molto simile a Dragopolvere di Stelle. E sarebbe interessante che decidessero di fare un prodotto, anche se comunque erano già annunciati tanti e non c'è una roba simile, che cioè dedicato principalmente all'epoca Edison, che è l'epoca dei Synchro, con determinate ristampe. Ovviamente ci spammi tutta la roba Synchro che nuova che vuoi pubblicizzare, e poi anche queste prime. Anche se qua stiamo parlando di GOT, non ne dobbiamo parlare, non è così interessante. Tornando adesso a GOT, perché giocare i retro format? Cioè, rispetto allo standard, cosa hanno in più? Allora, sicuramente sono più economici proprio a livello monetario, semplicemente dello standard. Perché comunque lo standard, se non erro il T1, adesso è Kashtira. Sì. E credo che per buildarti un Kashtira almeno 400 li devi andare a spendere, diciamo, con tutte le stable e con tutto quanto. Forse un pochino meno attualmente, dovresti stare sui 200-250, però considerando che che è un mazzo che verrà ristampato a settembre, non è... Non è ottimale. E soprattutto perché poi comunque, ecco, il problema anche di Advanced, secondo me, è la banned in questione, perché è una cosa Advanced che richiede veramente tanto anche proprio impegno economico, perché oggettivamente non sai mai se Oniamo per esempio chi si era fatto tutto Super Eevee con tutto l'extra, con Stardust Axel, con magari due Baron, si è trovato Scarecrow in ban dopo 2 settimane dall'uscita del mazzo. Oggettivamente queste persone hanno dovuto poi andare a cercare un altro mazzo che giocasse ad esempio i Baron, oppure rivenderli. La banned rende le cose un po' problematiche. Più che altro la banned, andando a vedere questa cosa, ad esempio, secondo me è stata un pochino insensata. E nei retro format invece non ci sono cose del genere, perché letteralmente le carte possono solo che salire. Se andiamo a vedere ad esempio i prezzi delle carte, soprattutto quelle rarizzate di GOT e di Edison, pensiamo che ad esempio in Edison Draco Fine Oscura adesso dovrebbe girarsi intorno ai 10-15 l'uno. Sì. Una carta che è super retin, se non erro, che da dovrebbe Jump, stare a da Jump, da rivista mi sembra, Secret tipo da LCYW e si supera. Cioè quella versione lì anche sta a 10-15, è una carta super di link che esce sempre. Perché però? Perché le carte, soprattutto se mancano le ristampe, andando a vedere ad esempio pure i Nox Super, le Jog Super per GOT, ma tutte le carte realizzate stanno salendo, perché comunque ci sono sempre più persone che giocano, sempre più persone che vogliono magari anche metterci sopra soldi, ma i box sono box vecchi che non riescono più, non vengono più sbustate carte nuove, quindi il numero di carte più o meno è sempre quello e il prezzo va a salire. Viceversa, in Advanced una carta può sì magari salire, perché ad esempio se prima non era molto utile, poi va a essere giocata e quindi va a salire di prezzo, ma allo stesso tempo possono anche scendere a seconda della ban. Quindi sicuramente il lato economico è una delle cose che influenza il giocare retro format. A livello di gameplay cambia, perché magari ci sono anche persone che proprio giocavano al gioco anni prima, che non sono abituate, non conoscono proprio le meccaniche dell'avanzato, e si ritrovano anche a preferire proprio di giocare il format che loro stessi giocavano magari quando erano più giovani. Lo stesso, se non ero, Eloy Cecidocchi e Riccardo Gardi, ma come per esempio Michael Marzoli, il ragazzo che ha vinto il nazionale dell'anno scorso, sempre di Shuffle the Gaming, loro giocavano già nel 2005-2006, quegli anni lì, e quindi quando poi si sono ritrovati a giocare GOT, semplicemente è stato perché è come fu nel passato per loro. Non è il mio caso, però comunque uno dei motivi può essere anche quello, sì. No, su questo sono d'accordo. Più che altro, secondo me, il problema che hanno questi formati è il fatto che, sì, le carte salgono, però nel momento in cui becchi una ristampa a caso, perché la Konami ci può stare che faccia una carta X reprintata in una rarità superiore, rischi veramente di perdere tutto. Esempio, armatura Sakuretsu Super sta a una cosa come 20 euro l'una, perché quella è la max rarity, a parte la sua versione da CP, che sta tipo sui 200, non credo nessuno la giochi in playset. E nel momento in cui la Konami decide, guarda, facciamola ultra da un set come Mama, che te la lanciano, ovviamente tu perdi tutto quello che può valere quella carta. Stessa cosa, Dragone del Caos Super, oppure le Dashot, se le ristampano ovviamente, o anche l'Oppression, da 15 che valgono potrebbero scendere. Sì, diciamo che per queste due c'è un discorso da fare a parte, perché comunque sono stampe vecchie, quindi normalmente non calano, come abbiamo visto con i Panda. Però tutto quello che è stato reprintato anni fa, che è salito, potrebbe crollare da un giorno all'altro. Absolute Zero a 20 euro adesso, perché non c'è una ristampa da Battle of Legend o Revenge o qualcosa. Ci vuole poco a ristamparlo e far perdere soldi alle persone che comunque ci hanno investito un mazzo del genere. Sicuramente non c'è la banned che te lo tocca, ma anche lì la possibilità di perdere soldi, secondo me, è alta. Secondo me però dipende da stampa a stampa, perché comunque
partendo dal presupposto che generalmente i giocatori di retro format ci sono quelli a cui appunto non importa niente e giocano qualsiasi stampa, però c'è anche chi preferisce giocare solo le stampe appunto dell'epoca. Quindi comunque la cosa che sicuramente poniamo, tornando sempre all'esempio dell'armatura Sakuretsu Ultra, ad esempio di Mama, sì, sicuramente chi vuole procurarsi una Saku rarizzata, poi comunque non comune, lo farà molto facilmente, però non per questo il prezzo delle super secondo me scenderebbe, perché comunque ci sarà sempre la gente che vuole quella stampa lì, con quella rarità lì, con quel font lì, con quelle scritte lì, con quel colore lì. Poi parlando ad esempio spadaccino mistico livello 2 Ultimate, di quello non verrà mai superata, cioè quello è un investimento sicuro, perché quello può solo che salire. Appunto la stessa cosa al BLS di Yok, sì, magari può uscire Ultimate, che se non erro è anche già uscito, non vorrei sbagliarmi. No, non è mai uscito. Ho un dubbio, ho un dubbio, forse è OCG, perché ricordo una cosa del genere. È uscito Collector. Ok, qualcosa del genere ricordavo, però comunque quello di Yok non per questo scenderà, rimarrà sempre a quel prezzo lì, perché comunque la domanda e l'offerta rimane sempre la stessa per chi vuole quella carta lì. E più che altro per me è differente la Sakuretsu Super con la carta da Yok. La carta di Yok è la sua prima stampa, la Sakuretsu non è una carta dell'epoca, è una carta che in era 5DS è stata stampata Super, e questa è la differenza. Poi ovvio non dico che calerà di prezzo Ring of Destruction da Retropack, perché lo ristampano adesso, perché comunque è una carta da Retropack, però tutte quelle reprint che ci sono state nel corso del tempo che hanno preso valore ovviamente hanno la possibilità di calare. Sì, su questo mi trovi d'accordo, okay. Tipo l'Arciere Rottame non è calato di prezzo, però nel momento in cui adesso lo puoi giocare in una rarità più alta a 50 centesimi, perché dovrei prenderlo da pack a 12 euro? Certo, cioè la domanda in quel caso scende ovviamente. È questo un po', diciamo che anche lì c'è la possibilità che qualcosa cali, però sicuramente rispetto a quello che è il competitivo è un altro paio di mani. Io so già che il mazzo che gioco 4 mesi dopo potrò comprarlo alla metà del prezzo, perché sono uscite altre carte, perché il modo di gioco è cambiato, perché il meta è cambiato. Anche gli stessi che hanno preso Purely per esempio, si sono ritrovati subito il mazzo in ban, cioè stesso discorso. Magari quelli dei Super Eevee sono stati un po' più fortunati, perché comunque Baron e Axel sono carte più generiche, però chi si è preso proprio tutto Purely sì. E c'è un altro paio di maniche, direi. Solo una cosa, c'è un ragazzo, è venuto lì lo stand per vendermi il suo mazzo, che era la nera, sì. E lui aveva tutto Blackwing in rarità LC5D e erano praticamente tutte ultra. Effettivamente, io che devo comprarlo per rivenderlo, mi conviene effettivamente farlo? Perché la rarità LC5D è uguale alla rarità di BLCR dei Blackwing che sono stati reprintati. Capisco Kalut che è stato stampato raro in Maze e che la sua max rarity è proprio quella, ma tutto il resto era palesemente uguale. E io perché dovrei pagare un Gale Ultra 6 euro quando il market da BLCR uguale costa 2 centesimi? Sì, no, assolutamente. Cioè, soprattutto se i font non differiscono, se è tutto praticamente uguale, quello non ha davvero senso. L'unica questione si ha appunto quando sono proprio font differenti, come appunto lo spadaccino livello 2 a Ultimate, che può essere, cioè che comunque oggettivamente non si ritroverà mai un font genere. Non o anche lo stesso BLS di Yok, che la carta è anche un pochino, lo sfondo è un po' più scuro, cose del genere. Il BLS di Collector sì, sicuramente vale di più, sì, sicuramente è un'altra rarità anche più alta, però comunque non c'è un qualcosa uguale al BLS di Yok. Il BLS Ultra che è stato ristampato dopo è completamente diverso, non ha nulla a che vedere quello oggettivamente. Ma tornando adesso un attimo al mondiale, quando è che si disputerà? Se non erro a ottobre sarà un mondiale online con delle restrizioni. L'anno scorso c'è stata un, se non erro c'era questa cosa che appunto tu dici un mondiale online, quando va a fare le partite online chiunque può watchare. No, perché appunto vengono messe delle watcher password che possono, che conoscono appunto solo i judge e solo lo staff che fa lo streaming. In questo modo loro, mentre fanno il coverage, vanno di match in match a guardare le partite. Ovviamente il coverage su DP però non consente di vedere la mano dei giocatori, quindi le decklist vengono rivelate ma fino a un certo punto, e non consente soprattutto a chi ha già finito i propri match di andare a guardare gli altri e sapere in anticipo che cosa giocano, i matchup, e ad esempio anche salvarsi il replay per poter vedere le cose, le carte in mano, le carte settate, le scelte che fa un giocatore eccetera. Quindi questa è una grande cosa. Per il resto il mondiale sarà, se sarà come l'anno scorso appunto, dovrebbe essere un torneo con 8 turni di Svizzera, dipendenti appunto da quanti qualificati ci saranno. Se non erro per ora non sono tanti, non sono sicuro, però non dovremmo superare i 50 ad ora, non ne sono sicuro. E poi appunto ci sarà chiaramente la top cut, e se lo seguirà come al solito, quindi 8 turni di Svizzera più top. Ok, ma chi è che li gestisce effettivamente i mondiali, perché non è un evento ufficiale Konami? Goldformat.com, loro gestiscono
capiscono tutto quanto. C'è appunto quest'uovo JDZ che fa appunto è una sorta di streamer ufficiale della piattaforma, che proprio è la face letteralmente del format. Lui è lo streamer fra virgolette ufficiale, lui che casta anche il Patreon, quel torneo che ti ho detto settimanale a pagamento, casta gli Obelisk, che sono un altro modo di qualificarsi che prima non ho menzionato. Praticamente in un server Discord che è God Format Europe ci sono tre tipi di tornei: Slifer, Ra e Obelisk. Chi vince lo Slifer accede a Ra, chi vince il Ra accede all'Obelisk. Lo Slifer si fa in 8 giocatori ed è un bracket a eliminazione singola, il Ra si fa in 4 ed è un bracket a doppia eliminazione, e l'Obelisk si fa in 8 ed è un bracket a doppia eliminazione. Chi vince l'Obelisk ottiene direttamente una qualifica al mondiale. Gli Obelisk partono una volta ogni mese essenzialmente, perché comunque si devono trovare 4 Ra, uno solo esce dal Ra, quindi uno per l'Obelisk, e quindi essenzialmente ci devono essere 32 Ra, da cui ne usciranno solo 8 che andranno poi a comporre il bracket dell'Obelisk, e lui casta anche questi, e appunto è un altro metodo per ottenere la qualifica. Da quanti anni è che si fa questo mondiale? Questo mondiale, se non erro, il primo è stato, allora, l'anno scorso l'ha vinto Dingosic, l'anno prima Delinquent, l'anno prima Ricklar, e se non erro è stato proprio lui il primo a giocare spia in turbo, quindi questo sarebbe il quarto mondiale, se non sbaglio. Quindi praticamente dalla pandemia in poi? Sì, diciamo di sì. Ok, no, diciamo che ha trovato un modo effettivamente per far competere anche i giocatori di GOT, oltre i Remoto Duel che aveva fatto Konami per lo standard, mettiamola così. Esattamente. Anche perché poi, se ci pensiamo, dopo la pandemia secondo me c'è stato il boom di GOT, anche perché comunque le persone si sono ritrovate che erano state per 8 mesi chiusi in casa, e poi avevano anche molta più voglia, ad esempio, di uscire, andare a giocare ai local, fare i tornei insieme, o anche solo giocare online per far qualcosa che magari hanno anche fatto durante la pandemia stessa. Quindi secondo me quello, paradossalmente, la pandemia può aver aiutato anche per l'esplosione di questo format. Non dico per i retro format, perché Edison sta prendendo piede infatti invece adesso, molto tempo dopo GOT, però sono abbastanza convinto che per GOT abbia fatto una parte. Sì, ma dico, dal momento in cui è esplosa la pandemia, i giochi di carte sono esplosi totalmente, ma non solo Yugi, diciamo che Pokémon è quello che effettivamente ha avuto l'esploa maggiore. Poi mettici in mezzo anche Master 2, mettici in mezzo che comunque la gente le carte a casa ce l'aveva, che sia quelle di quando giocava 10 anni fa e quelle che attualmente. Tutto questo mix ha fatto sì che le persone si avvicinassero o allo standard o ai formati, perché tanta gente che conoscevo che aveva smesso anni fa o si è ridata allo standard o ha provato lo standard, non gli piaceva, e si è data attualmente a quello che è Edison o a GOT, mettiamola così. Poi è da vedere quali sarà il prossimo formato che esploderà. Secondo me sarà o HAT o formato Tengu Plant, ma è molto simile a Edison, quindi c'ho qualche dubbio. Forse penso più HAT. Diciamo che i formati ne prendono uno a tipologia di carte, uno prettamente sulle fusioni, uno coi sincro, uno sugli Xyz, poi vediamo se arriveremo anche più avanti. L'ultima domanda, allora, per riuscire a competere in questo settore, perché l'ho fatta più o meno a tutti, soprattutto chi gioca competitivo, quanto devo giocare, quanto è importante il mazzo, posso permettermi di giocare una carta X a caso, oppure anche lì la lista, cioè il giocare il 2 pair o il 3 pair di una determinata carta può cambiare totalmente il risultato delle partite che faccio, tutte queste cose qua. Allora, faccio prima una piccola premessa sul fatto che il GOT rispetto all'Advanced è un formato molto meno competitivo. Che cosa si intende? Non che non ci siano giocatori bravi, ma che se un torneo grosso di Advanced è un torneo da 1200, 1300, 1400 persone, con top cut ad esempio a 128, come può essere un YCS o una cosa del genere, per GOT un torneo grosso è appunto un GFC online da 120-130 persone. Quindi la quantità dei player che ci sono è completamente diversa, e secondo me in Advanced puoi sbagliare molto di meno, perché appunto devi chiudere per fare una top 128 o 64 su 1300 persone, devi andare a chiudere per esempio 10-1, ipotizzando che ci siano 11 turni, ed è una cosa molto differente da per esempio io che al Lazio vado a fare 6-2 e poi vado a vincere il torneo. Se io faccio X2 a un torneo di Advanced e io devo droppare perché la top non la faccio mai. È un esempio, sì, però comunque capito, è una cosa che non puoi permetterti errori, secondo me, perché i tornei sono molto più grossi, ci sono molte più persone e il livello del gioco è più alto, secondo me, anche perché ci sono molti più giocatori che partecipano. Parlando poi appunto di quanto è importante il deck building, secondo me molto, perché comunque, come detto, ad esempio se io non avessi giocato Book of Moon, il Kiko, il Trap Dust Shoot, anche se mono, se non avessi scelto di giocare solo 2 PVB, ci sono state volte dove avevo 2 PVB al cimitero e il Book of Moon in mano mi ribaltava la partita. Io non so se avessi avuto la terza PVB se sarei riuscito a vincere quella partita, quindi anche cambiare una sola carta ha influito notevolmente sulle sorti di un game. Per quello che riguarda il giocare carte off meta invece, che è un discorso un po' diverso, uno dei ragazzi founder della nostra community,
Francesco Fraietta, che online è conosciuto sul server della War League di World Format come Gyomberman, che saluto tra l'altro, il CEO guarderà questo video molto probabilmente. Lui è noto da noi anche online per giocare carte molto off meta e riuscire comunque a fare risultati importanti. Adesso in questo torneo settimanale che è la War League, attualmente lui sta 7-1, che è comunque su 8 match disputati chiaramente, e ha giocate tutte, andando a giocare contro gente forte, e ne ha persa una sola giocando anche carte veramente randomiche che tu le vedi e dici questa carta non dovrebbe mai essere giocata. Puoi permetterti di giocare carte off meta, puoi permetterti di essere creativo in GOT e puoi permetterti di farlo, però solo fino a un certo limite. Non si può giocare troppo randomicamente, perché lì poi ci si va ad affidare esclusivamente alla fortuna, esclusivamente al non pescare determinate carte brick. Perché per esempio io non posso giocare Dimok Dark Magician of Chaos in Chaos Turbo, perché sì, ovviamente se lo pesco dopo che ho risolto spia è fortissimo, però se lo pesco di primo senza modo per risolverlo è un mattone in mano e non serve a niente. Mentre per quanto riguarda tipo le ore di testing, perché nel competitivo ne servono veramente tante, non so se allora, questa cosa vale anche per il retro format. Per Edison non posso parlare, perché comunque conosco il format, conosco la banned, ho fatto qualche partita ma non sono molto esperto. Per quello che riguarda GOT ti posso dire che più che ore di testing serve aver giocato tanto, perché i matchup comunque sono sempre quelli, non c'è evoluzione di nuovi matchup, non ci sono cose nuove, o meglio sì ci sono, ma il matchup rimane sempre quello. Esempio stupido, Warrior, che prima giocava contro Turbo e Turbo non aveva le spie, adesso si è dovuto abituare a Turbo con le spie, quindi c'è stata un'evoluzione, questo sì, però comunque il matchup rimane bene o male sempre quello, sono cambiate dei piccoli particolari ma i mazzi sono appunto sempre quelli. La cosa a cui si deve stare attenti GOT è molto di più il non fare errori, quindi è necessario giocare più che giocare tanto, giocare il giusto e giocare contro avversari forti, perché lì ti rendi conto che come fai il minimo errore vieni punito, e è una cosa che in torneo chiaramente non deve andare a succedere, non può succedere, perché se fai un errore tu devi avere la mentalità che se vai a fare un errore in torneo automaticamente vai a perdere la partita, o comunque rischi tanto di perderla. Quindi è necessario, secondo me, per andare a approcciare un torneo, avere tanta confidence del proprio mazzo, sapere esattamente quali possono essere le pescate, come si può ribaltare una situazione, come vuoi iniziare, che mano ideale vuoi avere, come rispondere a una giocata dell'avversario, come ad esempio baitare un knock o un mind, che cosa hai per farlo, eccetera eccetera. Devi sapere tanto bene che mossa fare, in quale situazione fare, per questo devi testarlo, ma non serve un numero esagerato di ore, ecco. Ok, perché esempio per quanto riguarda il competitivo, ogni evento, ogni minima carta che esce, il gioco si evolve. Può essere che un momento diventa forte un mazzo, quindi nel meta iniziano a girare determinate HT, esce l'espansione nuova da supporto a un mazzo vecchio, quindi cambia di nuovo, e diciamo sei quasi obbligato a dover testare tanto contro tutti i mazzi che sono quelli del meta, e qualcosa che è anche fuori meta, perché comunque potresti beccarlo. È stato non mi ricordo se il Nazi l'anno scorso, vabbè, è capitato un evento dove Mario Giro ha fatto top, e lui a un certo punto, verso il sesto turno mi sembra, aveva beccato un Madolce, che effettivamente non è nel meta, non mi ricordo se era ibridato con qualcosa, però come ricordo il suo report, becca questo Madolce, ha carte forti e quindi era riuscito ad arrivare fino a quel punto. Poi che fai? In quel caso non sei obbligato a conoscerlo, però effettivamente devi farti un'idea di quelle che sono le carte che lui gioca. Pure al nazionale, l'ultimo che c'è stato, ho parlato con Muselli, che praticamente lui all'ultimo turno, cioè alla finale, becca Michelangelo Meulli con Vanquish. Vanquish era uscito due giorni prima dell'evento. Quindi effettivamente lui ha dovuto imparare il mazzo nel momento in cui stava giocando contro. Mi ricordo una cosa che successe, se non erro, a un euro di qualche anno fa, un po' di anni fa in realtà, quando uscì LS Ruler, quando ci fu lo structure di Raiden, di Michael, qualche anno fa. Sì. Un bel po' di anni fa, che lo structure era uscito a una settimana dall'euro, se non era proprio l'euro, e però al torneo tantissime persone avevano quel mazzo, quindi chi non lo aveva doveva capire che cosa aspettarsi, e in una settimana probabilmente si era dovuto imparare tutto il mazzo. Mi ricorda appunto una cosa del genere. Questo è la differenza, perché alla fine GOT, per quanto si può evolvere, può essere che in un mazzo che tu già conosci trovi carte di un altro mazzo che sempre tu conosci, quindi anche caso ipotetico l'avversario ti tira un Kiko che normalmente non gioca, comunque sai già come valutare una carta del genere, che probabilmente la gioca anche un altro mazzo. E niente, Vale, grazie mille per la chiacchierata, è stato molto divertente, mi ha fatto molto piacere, e almeno così anche per conoscere meglio il formato, soprattutto perché vorrei ricominciarci. Vi ho detto che mi hanno fregato il mazzo standard, ma nello stesso deck box ci stava pure il mazzo GOT anche, quindi diciamo che mi dispiace per il furto.
Diciamo che c'ho tutto, devo solo rimontarlo. Adesso spero di riuscire a farmi qualche evento che fa fans. Io se possibile vorrei ringraziare alcune persone. Vai, subito. Se posso. Sì, sì, te lo volevo chiedere. Anzitutto tutti i ragazzi di God Format Latina, dove, eccolo, trovo la partita. I ragazzi di God Format Latina, che sono la mia community, mi hanno sostenuto durante tutto il torneo. Sul gruppo WhatsApp tifavano sia per me che per Lele, che purtroppo è uscito in top 8, e per Calut. Ringrazio l'organizzazione di fans. Come ho già detto all'inizio video, il torneo è stato assurdo, organizzato benissimo, la location era perfetta, e questo, e durante l'anno si sono fatti tutti i tornei, tutti i regionali, tutti i qualifier, per raccogliere appunto il montepremi, che è stato poi quello che è stato. E ringrazio, questo è un ringraziamento un po' più personale, la mia fidanzata, che mi ha sostenuto letteralmente durante lo streaming, era lì a scrivere in chat, a tifare per me, a litigare con la gente che mi insultava. Sì, è successa. C'era un tizio che mi chiamava in un certo modo e mi ha scritto: vengo alle mani con questo tizio se non la smette. Vorrei sapere come ti chiamava. Il tizio, che si chiama Gamer God, lo menzioneremo, e ho anche un'idea di chi sia, tifava per il top 8 per Giancarlo, l'altro ragazzo, e mi diceva quel minchiez, tutte le out, cose del genere, e perché non so se pensava che fossi del nord o qualcosa del genere, però no, non lo sono, nonostante il mio cognome sia veneto. E vorrei ringraziare lei, perché appunto mi ha sostenuto incredibilmente per tutto il torneo, ad ogni round voleva sapere come stessi andando, mi ha guardato in live. Infatti c'è anche una clip simpatica a fine del coverage dove Riccardo Gardi, uno dei tuoi caster, dice: madonna, che bella sensazione avere la fidanzata che ti fa per te quando fai un torneo del genere. Guarda, non sei l'unico che ha ringraziato la fidanzata perché non gli ha rotto le scatole, ma doveva testare i giorni prima. No. Io non ho detto niente. Ti giuro, pagherei per avere la mia fidanzata che mi guarda in feature match. Questo non potrà mai accadere, sia perché a lei non gliene frega niente, che perché io non riuscirò mai ad arrivare al feature match. Quindi il problema non sussiste. Grazie a te comunque anche per l'intervista, mi ha fatto un botto piacere. Ma guarda, è stato molto divertente, ecco. Cioè, almeno io spero che la gente che mi segua, oltre ad approcciarsi al competitivo, si approccia anche retro format, perché effettivamente è un modo, diciamo, per staccare. Il competitivo a volte risulta tanto pesante, quindi serve per non arrivare al punto di esplosione e poi abbandonare totalmente il gioco, che secondo me può dare veramente tanto. E va bene ragazzi, grazie mille per aver visto questa intervista, e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.